appassionati di gaming, con un nuovo appuntamento con eSports Arena prosegue il nostro format per rimanere aggiornati sul mondo degli eSport e per conoscerne i protagonisti. E ovviamente prosegue anche la eSerie A Team. Si sono infatti conclusi i playoff. Dopo due giorni di gare intense, la eSerie A ha emesso la sua sentenza per quanto riguarda le fasi finali della competizione. Milan, Salernitana, Torino, Sampdoria e Fiorentina, Sassuolo, Venezia, Empoli sono le otto squadre che si sono aggiudicate un posto per le Final Eight, la fase conclusiva del torneo eSport ufficiale della Lega Serie A, che si giocherà il 12 e il 13 aprile. Non si è qualificata per le Final Eight l'Udinese eSports, che è scesa in campo con Andrea Mila 898 milanese, battuta dal Sassuolo eSports in una sfida best of two molto combattuta dal risultato finale di 3-2. Si è trattato in generale di una fase playoff ricca di sorprese e di colpi di scena. Neanche il campione in carica e uno dei giocatori più in forma di questo periodo, Danny Pitbull del Cagliari, è riuscito a conquistare le Final Eight, uscendo al primo turno del loser bracket per mano dell'Hellas Verona di Enzo Tramontano. Anche l'altra finalista dello scorso anno, il Genoa di Gabri, non è riuscita ad accedervi nonostante l'eccezionale fase di qualificazione dei rossoblù. Lo stesso per le teste di serie Bologna e Inter. E chiaramente noi continueremo a seguire passo dopo passo la eSerie A Team nel prosieguo della competizione, raccontandovi tutto della prossima fase delle Final Eight in attesa di conoscere la vincitrice di questa seconda edizione della eSerie A Team. Ma intanto vogliamo farvi conoscere altri protagonisti del mondo eSports e nello specifico del team bianconero. Quest'oggi è con un giovanissimo player che fa parte della eAcademy. E allora eccoli qua, si collegano con noi Mikis e Lungi insieme al suo papà. Bentrovati ragazzi, come state e soprattutto da dove vi collegate? Allora, stiamo bene, ci colleghiamo da Ceccano, ovviamente ci siamo. Bene, allora, è un piacere avervi qua con noi e potervi incominciare a conoscere. Io inizio, Mikis, però con te. Poi andremo a conoscere anche alcuni dettagli di questa tua esperienza insieme al tuo papà. Ma vorrei sapere qualcosa di più di te, insomma, che cosa fai nella vita, oltre a giocare a FIFA, se studi. Raccontaci un po'. Sì, studio, faccio il primo al liceo. E giocavo a calcio, ora non intendo di più sul giocare. Quindi studi, fai liceo, ma che liceo fai? Scientifico. Ah, lo scientifico. E ce la fai a conciliare tutte queste cose, lo studio, appunto gli sport? Ce la fai ora che anche la tua passione, il tuo impegno con i colori bianconeri si sta facendo più serio? È difficile, però si riesce. È difficile, Danny, ma il papà lo supporta in questo senso. Cosa deve fare un bravo genitore per riuscire a fare in modo che il proprio figlio riesca a coltivare le proprie passioni poi in una fase così delicata, no, di crescita, in cui bisogna ancora in un certo senso trovare la propria strada? No, facile non è sicuramente. E devo dire, la prima cosa quando un figlio fa uno sport o un e-sport, una cosa è non mettere pressione su queste cose. Io do priorità sempre alla scuola, poi gli dico il resto, l'e-sports sicuramente è importantissimo, fa il meglio, però zero pressioni, perché i ragazzi non vanno appesantiti di cose magari secondarie rispetto alla vita. L'e-sports è importante per lui, è molto bravo, può avere un futuro, però gli dico sempre poca pressione sulle spalle, perché ancora non ha l'età per competere a livello, diciamo, europeo e mondiale. Però insomma si sta prendendo per tempo, no? Perché lo ricordiamo, Mikis è giovanissimo, Mikis hai 14 anni, giusto? Sì. Quindi c'è il tempo per poter lavorare, per poter crescere da questo punto di vista, senza giustamente dimenticare gli studi. Danny, ma anche tu sei un appassionato di videogiochi o sei un semplice spettatore di Mikis? Assolutamente sì, no? Assolutamente sì, da sempre. Io ho avuto una eSports anche di ottimo livello per anni, quindi Mikis è cresciuto con questa cosa di FIFA, si allenava con i miei player già quando era molto piccolo, a 10 anni, e quindi sì, è tramandata, la passione è sicuramente tramandata. È così, Mikis, ti ha tramandato tutto papà? Sin da quando ero piccolo, ho sempre giocato con lui a FIFA. Quindi è di famiglia. Chissà, però magari Mikis diventa ancora più bravo del papà, eh?
Oh, è già più bravo del papà. È già più bravo del papà, allora va bene, lo confessa Danny. Parlavamo proprio di quanto è difficile, no, Danny e Mikis, riuscire a conciliare tutte queste cose per riuscire poi a crescere nel panorama eSports e in particolare in questo caso con i colori bianconeri, perché lo ricordiamo fai parte della eAcademy dell'Udinese. Ma io so che comunque ci state lavorando seriamente in questo percorso, perché nella scorsa puntata noi abbiamo avuto il piacere anche di conoscere il procuratore di Mikis, ovvero Domenico Lanzone, che ci ha raccontato un po' come funziona, qual è il ruolo che svolge la figura del procuratore nel mondo eSports. E allora vi chiedo, quanto è importante essere affiancati, soprattutto in un'età così, da una figura professionale di questo tipo? Lo chiedo a Danny e poi Mikis mi direi come ti trovi. È vitale secondo me per far crescere un ragazzo, sia per fargli tenere i piedi per terra che per consigliarlo nel migliore dei modi. Domenico è guarda, una persona bellissima in tutti i sensi, una persona top, e veramente ringrazio Udinese, ringrazio Italo per aver dato la possibilità a Mikis. E è importantissimo, perché se sbagli una scelta a quest'età vai in un gruppo sbagliato, persone sbagliate che non ti fanno crescere, perdi un anno, e un anno a quest'età per l'eSports è tantissimo. Ma come vi siete conosciuti con Domenico Lanzone? Ma guarda, come ti ho detto, io facevo già parte del mondo eSports, quindi già diciamo lo conoscevo. Mikis poi l'anno passato ha fatto dei risultati importantissimi a livello italiano per l'età che ha, e quindi ci siamo sentiti con Domenico e si è profilata questa grande opportunità di entrare in Udinese Academy. Mikis, tu come ti trovi con Domenico e quali sono gli aspetti che secondo te sono più importanti di questa collaborazione con lui? In cosa ti aiuta in particolar modo? Domenico a livello mentale mi ha aiutato un sacco inizio anno. Magari quando mi trovo un po' più in difficoltà, devo capire le meccaniche di gioco, Domenico mi ha aiutato veramente tanto. Senti, ma com'è stato questo tuo primo anno all'interno della eAcademy di Udinese eSports? Ci racconti qualche emozione, qualche esperienza? È andato bene, diciamo che all'inizio un po' più di ansia, emozione per i primi tornei, poi tutto tranquillo, i ragazzi sono bravissimi, il gruppo è unito. Quindi ti trovi bene, insomma, un gruppo che ti piace, che ti fa appassionare ancora di più a questo mondo. Quali sono gli obiettivi per il futuro, Mikis? Sicuramente, non quest'anno ma l'anno prossimo, iniziare a fare le qualifiche e magari provare per le Serie A. Ce la facciamo, Danny? Cosa dici? Ce la mettiamo tutta, questo è sicuro. Quando hai un obiettivo e ce la metti tutta, comunque vada, hai fatto del tuo meglio. Quindi ce la mettiamo tutta, sì, io come genitore, Domenico come procuratore e Mikis che è l'artefice di tutto. Bene ragazzi, allora è giunto il momento di salutarci. Io vi ringrazio sia Danny che Mikis per essere stati con noi. Ovviamente Mikis, io spero di tornarti a intervistare magari come pro player un giorno. Sì. Lo speriamo, incrociamo le dita. In bocca al lupo e a presto. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Giunto alla sua terza edizione, il nostro format non vuole parlare però solo di FIFA, ma come ormai saprete vuole essere un vero e proprio approfondimento su tutto il mondo eSports, spaziando ovviamente anche su altri titoli. E quest'oggi lo facciamo spaziando su Rocket League. Parliamo sempre di calcio, ma un calcio dove il giocatore controlla la sua battle car in un campo rettangolare con due porte sui lati più piccoli. E ovviamente lo scopo del gioco è quello di mandare più palle in rete possibili nella porta avversaria. Cerchi sfere per attivare il turbo ed aumentare la velocità, fanno di Rocket League un gioco molto divertente e coinvolgente. Anche l'Udinese si è concentrata su Rocket League, titolo che ha affiancato a FIFA nel suo percorso di crescita nel mondo eSports. Tra la Serie A e la Serie B, già due campionati di Italian Rocket Championship disputati, con le prospettive di potenziare la presenza bianconera nel panorama del gioco. Con noi un coach e manager di Rocket League, ovvero Davide Faber Fabri. Ben trovato Davide, come stai?
Buonasera Alice, buonasera a tutti, tutto bene, sì, sono ritornato adesso dopo una mattinata di lavoro, mi collego qua dalla mia cameretta, ora siamo nella zona comfort tranquillamente, nel mio habitat naturale. Ci sta, dopo una giornata di lavoro, ma da dove ti colleghi Davide? Mi collego appunto, allora io sono di Cecina, della provincia di Livorno, si trova in Toscana e appunto io nella vita oltre a fare il coach e manager di Rocket League faccio anche l'operatore sociosanitario presso appunto l'ospedale di Volterra in chirurgia, quindi cerco di combinare questi miei due impegni in modo tale da poter ecco sì andare anche a fare qualche cosa che mi piace fare, soprattutto ecco essere coach e manager operativo su Rocket League. Ecco, mi piace perché hai iniziato a descriverti tu stesso, io ti avrei voluto chiedere di raccontarci qualcosa di più di te e hai introdotto benissimo l'argomento. Quando vedo che comunque voi ragazzi impegnati nel mondo esports siete impegnati anche con un altro lavoro che poi è il vostro lavoro principale, mi chiedo sempre come fate poi a conciliare i tempi. È difficile perché so che comunque ci vuole impegno, no, per queste attività legate al mondo esports, sia come player ma anche poi nei ruoli come il tuo, coach, manager. Sì, sicuramente. Io poi è dal 2015 che comunque ho fatto il player, dal 2015 fino al 2019 ho sempre avuto una scaletta, una cadenza molto fitta all'interno della mia giornata, probabilmente erano ecco un pochetto più cadenzate dal punto di vista dei tornei e dal 2019 in poi, quando ho cominciato a fare il coach fino insomma ad oggi, ho diciamo la giornata un pochetto più libera anche da gestirmi in modo tale ecco da essere in linea con tutto quello che voglio portare avanti, quindi serve una programmazione abbastanza fitta della giornata. Eh sì, una programmazione abbastanza fitta, però mi sembra di capire che ti sei un po' alleggerito con gli impegni. Com'è venuto il passaggio? Sì e no, fai cenno con la testa che poi gli impegni restano comunque tanti. Com'è avvenuto il passaggio da player a coach? Allora, io ho sempre avuto anche una vena dal punto di vista del player, già da capitano che si instaurava praticamente con i propri compagni di team in modo molto, ecco, da leader, quindi non mi è venuto così tanto difficile fare questo tipo di passaggio, anche perché mi dicevano sempre, data la mia età, visto che insomma ho passato adesso 30 anni, e mi hanno detto probabilmente saresti molto più bravo a fare il coach, anziché ti hanno player. Detto che sei troppo vecchio in sostanza. Sì, ecco, esatto. E allora ci ho pensato anche io due volte, ho visto diciamo in faccia la realtà e ho detto sì, questo abito mi calza di più a pennello. Senti, ma perché generalmente i player di Rocket League sono particolarmente giovani, no? Sì, come media diciamo che adesso si è abbassata tanto, si aggira intorno ai 13, 14, 15 anni che iniziano già a diventare e ad avere uno sviluppo molto, molto prepotente all'interno della scena competitiva sia italiana che estera. Ovviamente fino ai 15 anni non possono sfondare in Europa e appunto nelle scene competitive mondiali. In Italia invece si è un pochetto più relegati alla Serie B prima dei 16 anni, dopo i 16 anni un ragazzo potrebbe andare a giocare competizioni di Serie A, quindi siamo un pochetto indietro in Italia sotto dal punto di vista burocratico, però insomma ci adeguiamo a quelli che sono gli standard della nostra nazione. Insomma, ragazzi molto giovani, hai fatto bene a fare il coach, allora lasciatelo dire. Siamo coetanei, quindi ovviamente senza alcuna offesa. Senti Davide, vorrei chiederti anche come procede un po' il percorso, l'evoluzione di Rocket League. A che punto siamo e secondo te se sta prendendo piede e quali sono le prospettive, se crescerà ancora di più? Le prospettive di Rocket League stanno crescendo
diciamo esponenzialmente, c'è stato un implemento soprattutto dopo l'entrata della, di Epic Games con la Psyonix all'interno di Rocket League. È stato fatto un free to play, un momento, un periodo di free to play di Rocket League in cui c'è stato un boom di giocatori che hanno iniziato a scaricare il gioco e a giocarci all'interno appunto delle partite competitive, e allo stesso tempo ovviamente stanno cercando e stanno venendo su tanti di quei talenti provenienti da quel periodo di boom. Ecco perché Psyonix ultimamente, soprattutto nell'ultima season dell'RLCS, ha aumentato il monte premi consistentemente, da 1,5 milioni di euro che erano a 4,5 milioni. E onestamente non ci si aspettava questo tipo di boom, anche perché era tutto in rapporto alla pandemia che si stava instaurando in tutto questo periodo, e anziché avere una cadenza di due campionati mondiali ogni anno, si è fatto uno unico, suddiviso in stagioni, quindi quella diciamo autunnale, invernale scusa, e primaverile. E quindi sono più setappate all'interno dell'anno in modo tale da mantenere attivi tutti i giocatori e anche i player e anche i coach, ecco. Sì, quindi è in crescita sostanzialmente Rocket League come gioco, no? E le prospettive future quali sono secondo te? Crescerà ancora? Sicuramente crescerà ancora, basti vedere anche a livello nazionale l'Italia Rocket Championship, che grazie alla collaborazione insieme a PG Esports ha instaurato un legame che andrà non solamente per il prossimo IRC, per il prossimo Italian Rocket Championship, ma anche per quelli successivi. Quindi da quel punto di vista a livello nazionale siamo, diciamo, spero messi bene. E dal punto di vista ovviamente europeo, come ho già detto, il monte premi che sicuramente farà gola a molti team europei, farà crescere anche diciamo la competizione anche a livelli più bassi, per cercare di poter ambire ad essere bubble player e a sfondare nella scena competitiva anche internazionale. Senti, allora, visto che mi hai detto che comunque il tuo ruolo di coach è derivato proprio da quello che poi era il tuo ruolo quando eri un player, e quindi sostanzialmente dal fatto che ti sentivi ed eri un po' più leader, no, rispetto agli altri, che consigli daresti? Fingiamo che io sia un player di Rocket League, cosa mi diresti? Che consigli mi daresti se mi affacciassi in questo momento nel panorama esports di Rocket League? Allora, soprattutto le conoscenze che si hanno anche frequentando community che ti possono portare a conoscere dei ragazzi che sono già con più esperienza, che hanno già maggiore qualità dal punto di vista competitivo, è sicuramente un plus che ti può far scattare, ecco, la scintilla, e dire ok, allora io ho la staffa per poter sfondare, ho la qualità per poter farmi notare. E tanti abbandonano, non sono tutte rose e fiori, ecco, questo tipo di percorsi, però da quel punto si crea un netto stacco tra coloro che ce la fanno e coloro che abbandonano. Ecco perché si inizia un attimino a intravedere in quelle community, cosa che anche la mia, diciamo, fa parte, visto che l'ultimo Italia Rocket Championship con la mia accademia è andato piuttosto bene in Serie B, ecco, sicuramente io do quell'imprinting in modo tale da poter diciamo far sfondare dei ragazzi che non siano solamente quei 13 anni, 14 anni, 15 anni, ma anche quelli un pochetto più datati fra virgolette, 18 anni, 19 anni, che ovviamente hanno anche loro le loro motivazioni per poter raggiungere alti livelli. Ma bolle qualcosa in pentola per caso con l'Udinese Esports? So che dovrebbe esserci qualche collaborazione in vista, no? Sì, c'è qualche collaborazione in vista. Dai, spoilerci, non lo so, poi qualcosa. Poi verrà annunciato, sì, diciamo che con Italo ho avuto già un contatto già nel 2021, poi ci siamo incontrati anche al Milan Games Week proprio di persona, mi ha fatto un sacco piacere poterlo incontrare e poterci anche parlare viso a viso, faccia a faccia.
E sì, diciamo che un mio team dell'Accademia, della scorsa Italia Rocket Championship, parteciperà appunto alle qualifiche dell'Italia Rocket Championship di Serie B, col tentativo ovviamente di riuscire di partecipare alla prossima Serie B. E ovviamente ho cercato di fornirgli il materiale migliore che potesse, ecco, avere. Bravo Davide, così ci piace. Allora avremo sicuramente modo di risentirci anche per capire come andrà avanti e come andrà in porto questa collaborazione con i colori bianconeri e di seguirvi chiaramente durante il campionato. Noi ci dobbiamo salutare, è stato un piacere conoscerti, quindi io ti ringrazio e spero a presto. Piacere tutto mio, grazie anche per la disponibilità e per la possibilità di essere appunto nel canale di Udinese e insomma ci rivediamo presto. Assolutamente, in bocca al lupo, ciao Davide. Crepi il lupo, ciao. E anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento eSports Arena, termina qui. Ci vediamo con la prossima puntata con nuovi ospiti e nuovi aggiornamenti sul mondo eSports. Non mancate, ciao! We'll be right back.